investire su una sede sindacale significa ampliare la propria offerta dei servizi, che possono essere sia collegati strettamente alla categoria, chiunque, no? Agli iscritti, alle iscritte della FISTE, ma nello stesso momento possono essere anche temi che possono riguardare la previdenza, il fisco, la sicurezza sul lavoro. Chiunque potrà varcare la soglia di questa sede sindacale e potrà trovare una risposta. Ed è importante segnalare, diciamo, tale investimento, perché la FISTEL, che è la nostra federazione che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, dell'informatica e delle telecomunicazioni, quindi pienamente integrata in questa era digitale, non si sta distraendo dalle persone, perché investire su una sede sindacale significa ampliare, socializzare ancora di più, creare relazioni personali. Questo è importante, l'investimento oggi è importante su questo. Viviamo un'era in cui i servizi viaggiano sempre di più sull'online, qui invece viaggeranno con i contatti con le persone, con le relazioni sociali. Bisogna investire sulle persone, è stato dimostrato anche con la pandemia, al di là delle call, delle videoconferenze, del web. Il rapporto con le persone è basilare, è importante, noi abbiamo continuato a mantenerlo con le nostre sedi dei servizi, ovunque, rispettando le norme sulla sicurezza, non abbiamo mai abbandonato le persone. Non oltre un mese fa, un'altra sede sindacale di un'altra nostra federazione, quella dell'agroalimentare e dell'agroindustria, ha aperto un'altra sede in quel di Avetrana. Quindi siamo su questo percorso di prossimità, avvicinarci sempre di più alle persone. Questo, diciamo, è il compito del sindacato e prettamente come ci intendiamo investire su questo compito. Io ringrazio. Io ringrazio per questo bellissimo momento, perché ci permette, dopo un periodo digitale, virtuale, di poter rincontrare in una sede fisica persone, uomini, donne, lavoratori, lavoratrici, ma cittadini che entreranno in questa sede per cercare una tutela, una risposta, una rappresentatività. Offriremo in questa sede una serie di servizi, quindi quello fiscale, con il nostro responsabile CAF, il dottor Nicola Ungaro, assistenza legale con il nostro avvocato fiduciario Giovanni Tagliente. Oltre a questo ci saranno i nostri dirigenti sindacali che faranno formazione, e saremo una sede FISTEL, ma saremo una sede CISL, quindi una sede aperta a tutte le federazioni, a tutti i cittadini che entreranno in questa sede per trovare una tutela. Teleperformance è l'insediamento più numeroso del settore privato a Taranto. Qual è il futuro di questo settore? Allora sì, Teleperformance è l'azienda più grande che si trova sul territorio di Taranto, però nel frattempo ne sono giunte altre che in qualche maniera seguono il CRM BPO, quindi i contact center. Quale futuro? Un futuro, mi auguro, diverso, un futuro che guardi di più ai lavoratori, alle persone, a un accrescimento dei diritti di questi lavoratori, perché sono spesso, diciamo, dimenticati, sono la voce di tanti grandi committenti, pubblici, privati, però alla fine sono pagati poco perché non hanno il compimento di tutti i diritti contrattuali, a iniziare dall'orario di lavoro, anche l'inquadramento. Abbiamo bisogno di un futuro diverso per questi lavoratori, quindi è necessario che la politica ci ascolti, che le committenti ci ascoltino e che valorizzino queste risorse per dare loro un futuro più dignitoso. Il 6 di giugno sarete in piazza, per quale ragione? Guarda, noi abbiamo in questi anni, sono circa 12 anni di vita del momento delle telecomunicazioni, ma TLC in termini generali, un calo maledetto dal giorno del 2008, quando ci fu il problema già della famosa Lehman Brothers. Da allora iniziò un calo proprio di tutto quello che l'economia globale aveva creato nel mondo. In quel periodo c'era una ricchezza in questo paese, che era il sistema delle TLC. Avevamo TIM, che era la prima vera azienda al mondo.
eravamo posizionati in tutto il mondo, ma da allora iniziò una fase calante proprio di tutto quello che era la produttività del sistema. Poi c'è stata una politica scellerata, perché in un paese come l'Italia, anno dopo la liberalizzazione, invece di mettere a frutto le energie, le economie, c'è stata una gestione di team molto molto particolare. Voglio dire, l'hanno sbranata, l'hanno proprio completamente mangiata. E da allora è calato anche il livello di interesse di questo paese e noi siamo stati costretti, allora, da circa 100.000 persone che lavorano in azienda, arriviamo ad oggi 35.000. E siamo, con gli effetti di cassa integrazione, quindi di alcune, voglio dire, modalità per tenere la produttività, da circa 12 anni. Quindi sono 12 anni che noi facciamo solidarietà difensiva, espansiva. Abbiamo trovato il sistema per cercare di non far mai licenziare una persona per la produttività. Oggi siamo al collasso totale. C'è bisogno che i francesi, che hanno una proprietà di TIM, i cinesi, che hanno la proprietà di Hutchinson e quindi di Wind, Vodafone, che dalla grande azienda che è internazionale londinese, noi avevamo un'unica realtà, che era quella di TIM, che oggi rischia, se il governo non interviene, a dover far fronte per mantenere, io dico, almeno un operatore di origine e di conservazione del paese, dove in tutti i paesi c'è un operatore telefonico che appartiene, noi invece non abbiamo quasi più nulla. Allora, perché facciamo lo sciopero? Lo sciopero lo facciamo perché da questi settori abbiamo generato i call center, gli appalti, sono tutti, e complessivamente abbracciamo quasi 150.000 famiglie che hanno sulla profondità e la visione, una visione, se non si interviene, catastrofica. Rischiamo di trovarci esuberi e rischiamo di diventare sempre più deboli rispetto al sistema generale europeo. Quindi vogliamo dare un'impostazione al governo per dire: chiamateci e assieme troviamo delle soluzioni che possano poi ridare quella energia che nel tempo questo paese ha posseduto, ma che può ancora continuare, perché ci sono menti, capacità e anche, voglio dire, le persone giuste per poter rimettere in sesto le TLC del paese.